Amici sportivi, facciamo il post partite del campionato di Serie D, girone I-22-23, quinta giornata di ritorno, quinta puntata del girone di ritorno. Prima di iniziare, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina. Andiamo ai risultati e commento, e poi passiamo alla classifica. Cani Cattivoli, Sportiva Santa Maria 2-1, Castrovilla di Catania 0-2, Acireale San Gadardese 0-1, Cittanova Trapani 2-3, Lamezia Real Aversa 1-0, Locri Licata 2-1, Mariglianese Vibonese 2-0, Sant'Agata Ragusa 1-0, Paternò San Luca 0-0. Per il commento in tutte queste squadre, in particolare per i siciliani, il Canicattì batte in casa il Polisportiva Santa Maria per 2-1 e conquista 3 punti importanti, mentre il Castrovillari cade in casa contro il Catania SSD per 0-2, cade in casa nuovamente la Cireale contro la concorrente per la salvezza, la San Gadardese. Un 0-1 che è una settimana difficile, quella della Cireale, visto la situazione stadio. Dunque, del punto importante per la San Gadardese, la Cireale resta ancora senza punti nelle ultime gare. Cittanova Trapani 2-3, 3 punti importanti per la formazione di Mister Torrisi. Per la Cittanova è crisi dei risultati, 21 punti in 22 gare, mentre il Trapani sale a quota 32 punti. La zona playoff è soltanto a 3 punti adesso dal Licata, considerando che poi ci sarà anche lo scontro diretto al provinciale. Lamezia Real Aversa 1-0, la formazione calabrese dopo il passaggio del turno di Coppa Italia, dove affronterà poi la Cavese, batte 1-0 il Real Aversa. Locri vince sul Licata per 2-1, sconfitta per il giallo-blu di Pippo Romano, 3 punti importanti per i calabresi. Poi abbiamo la Mariglianese che batte incredibilmente la Vibonese per 2-0. La formazione di Modica cade in casa dell'ultima in classifica. Sant'Agata Ragusa 1-0, la formazione di Sette Neri cade in casa del Sant'Agata, che dopo il pareggio del provinciale torna alla vittoria. Paternò e San Luca si dividono un punto importante, ma nulla, questo punto serve più al San Luca che al Paternò. Paternò che sale comunque al quota 18. Adesso passiamo alla classifica: Catania 57 punti, Locri 43, Sant'Agata Lamezia 39, Licata 35, Vibonese 34, Trapani e Canicattì 32, San Gadardese 31, Polisportiva Santa Maria 28, San Luca 24, Acireale, Castrovillari e Ragusa 23, Cittanova, Real Aversa 21, Paternò 18, Mariglianese 14. Diciamo una classifica importante, ormai manca sempre meno alla promozione del Catania. La prossima giornata numero 23
ci sarà lo scontro diretto per la salvezza al provinciale, si incontreranno le due formazioni al momento a pari punti tra il Trapani e il Canicattì, mentre la capolista Catania ospita l'ultima in classifica, la Maglianese. Dunque è tutto per questo post partite del campionato di Serie D, girone I, quinta puntata di girone di ritorno, quinta giornata di campionato.